Le tensioni tra i 5 Stelle, Casaleggio annuncia querele e lo scontro così con gli espulsi si sposta in tribunale. Claudia Mazzola. Il divorzio tra vertici ed espulsi del Movimento 5 Stelle finisce davanti ai giudici. A metterlo nero su bianco sul blog è Gianroberto Casaleggio. Bocchino scrive, risponderà in tribunale delle sue affermazioni. Sotto accusa l'intervento ad Agorà di Bocchino, appunto uno dei 4 senatori espulsi nei giorni scorsi. Critica, ma non è solo, il fondo per le piccole e medie imprese sul quale versano parte dello stipendio i parlamentari grillini. Poco utile, sostiene, perché non aiuta le aziende davvero in difficoltà. Poi l'affondo diretto contro Casaleggio. Le imprese in cui coinvolto Casaleggio, per cui anche si apre la possibilità di un certo conflitto di interesse. Immediata la difesa di Grillo, il mio amico Gianroberto è stato diffamato in diretta TV. Sul blog poi attacca il Premier, mentire va di moda, Renzi è un mentitore seriale. A mentire però, secondo Battista, altro espulso è proprio il leader. Credo che scatterà la querela, mi ha accusato di voler intascare lo stipendio pieno. Siamo l'unica forza politica che utilizza uno strumento diffuso in tutto il mondo, che è il recall, cioè che mette in discussione l'elezione di un parlamentare proprio perché gli fa assumere la responsabilità politica di quello che fa.